Come al solito, Maristella, non so come ringraziarti. Lo sai. Perché questa storia mia e tua è una storia non da molto lontano. Inizia da un tuo passo di danza. E io ti ho vista danzare, e ora diremo quale danza. E subito mi sono detto, Maristella Martella realizza il mio sogno di una danza colta, come colta è tutta questa nostra terra e come è colta anche la danza della Taranta, che un giorno si chiamava Aracne. L'ho sempre vista così e ho capito nella tua eleganza forte che tu mi avresti dato una mano a spiegare a tutti quello che per te è vivere questo sogno colto che attraversa i nostri paesi. Allora, benvenuta, benvenuta a casa mia. Io sono, sono a casa, la casa di mia nonna, questa, nonna Stella. E mi piace il fatto che sia tornata da Bologna dopo tanti anni, sia tornata a Corsano, che io viva a Corsano e non a Lecce. Sono proprio a due passi dalla campagna e dal mare e mia figlia va alla scuola materna quassù. Sono una serie di elementi che mi danno le ragioni del mio ritorno. Ma quando poi incontro i miei zii, ancora i fratelli di mia nonna, e incontro loro, quando incontro le persone che hanno da raccontarmi, hanno voglia di raccontarmi come te Giuliana, ecco perché il nostro incontro è stato così speciale e sono incontri diversi perché tu Giuliana vieni da un'esperienza di studio, di approfondimento, i miei zii vengono da una saggezza popolare. La poesia è nata da un uomo che si chiamava Esiodo e che era un pastore. Ecco. Le opere di Esiodo, come le opere di Omero, sono create da pastori, da contadini, da gente solitaria che nel silenzio suonava lo zufolo, inventava con la canna la musica e danzava. Raccontato che hai visto le tue... Sì, perché io pianto. Io ho pianto e nonostante la mia poca propensione al pianto, purtroppo, e mi sono molto emozionata quest'estate a vedere donne, erano tutte donne, non per scelta, e, tante donne da tutta Europa che danzavano sulle pietre di casa mia, in un'aiara quassù, e praticamente all'interno dell'aiara era come stare all'interno di un anfiteatro perché il suono del centro dell'aiara emanava un eco, una eco che si sentiva a distanza e loro all'interno di questo elemento circolare che è l'aiara esplodevano di energia. Ma donne non abituate alla danza, la cosa interessante di questa danza è il fatto che non bisogna essere dei danzatori per poterla danzare, bisogna essere donne con tutti i problemi, con i piedi nudi, con la felicità e con i drammi che noi ci portiamo dietro e quando la donna fa questo ci ricorda l'anfora. Quindi tutte le anfore che vengono portate nel Mediterraneo e in Africa, ma ci ricorda l'anfora e ci ricorda proprio la donna nella sua solidità e nel mantenere anche essere parte integrante di una società. Allora, la storia della pizzica e della tarantella racconta soprattutto storie di donne, anche il tarantismo. Ci sono anche assolutamente storie di uomini, ma soprattutto la donna, perché la donna è stata sempre un po' ai margini della società.
E la cosa che mi ha fatto pensare su invece la potenza della donna nonostante le costrizioni e le difficoltà è andando in Maghreb. E andando in Maghreb, andando in Marocco e in Tunisia, che io mi sono resa conto innanzitutto della potenza di una danza popolare e del fatto che io non l'abbia conosciuta e sono arrabbiata. Non c'è più la possibilità di incontrarla quella danza, perché la danza nostra, antica, è una danza che non può essere più recuperata. Se il canto e il suono, quindi la musica, è stato fatto un bel lavoro di approfondimento e qualcosa è stato recuperato, sulla danza c'è ben poco, perché ovviamente la danza implica diciamo, il lavoro del corpo, il movimento del corpo che probabilmente gli anziani incontrati nella loro, diciamo, nell'ultima fase della loro vita sicuramente non possono ridarci quella danza che era un tempo. Giusto. Quindi sicuramente la danza che noi portiamo è una danza modificata. Ecco perché io, siccome non ho avuto, io parto dal rifiuto, parto dal fatto che i miei genitori non me l'hanno raccontata questa storia, ma non della danza, proprio della cultura a cui appartengo. Siccome quando io ho chiesto non ho ricevuto risposta, allora io me la sono costruita una risposta e me la sono costruita agganciandomi ad altre culture, ad altre storie. Quindi mi sono agganciata alle storie del Marocco, alle storie della Tunisia, alle storie africane da cui veniamo tutti. I veli tarantoi sono i veli non solo quelli, diciamo, degli intestini, quindi i veli dell'intestino, quindi i veli che raccontano gli strati del nostro corpo, ma racconta anche i veli che le donne rappresentate sui vasi, quindi sono facilmente visibili, andando documentate dai nostri antichi. Antonio Infantino ha parlato di tarantismo, parlato di stato modificato di coscienza delle donne che, come dice la Isadora Duncan, l'arrovesciamento della testa, del viso all'indietro, porta a uno stato di modificato di coscienza. E l'arrovesciamento si vede anche sui vasi. Allora, Antonio non dice che sicuramente la nostra pizzica parte dalle immagini, diciamo, che raccontano la storia della Magna Grecia. Io me ne faccio una ragione anche iconograficamente. Io vado al Museo di Taranto, vado al Museo di Tunisi e di El Jem, trovo le immagini e queste immagini sono immagini che fanno parte della mia danza e fanno parte della nostra cultura. Perché voglio dire, basta andare anche ad Otranto a vedere il nostro pavimento e danzarlo, danzare quelle immagini. Basta andare a vedere anche le storie delle nostre chiese. Quindi io provo a dare un senso, se non è un senso dal racconto dei miei genitori, dei miei nonni che non me l'hanno raccontato, anche perché l'hanno vissuto. E la storia com'è che può essere raccontata quando non è vissuta? Mio padre dice, siccome ti ha miseria, mio padre è un chimico, quindi viene da una mentalità assolutamente scientifica. Lui dice, e lui ha fatto tabacco, lui andava dall'università di Bari, andava poi, finiva l'università, andava a Ginosa. Sì, Raccogliere quindi vedeva il contemporaneo, il moderno, diciamo, e l'antico e diceva tu non sai dove noi andavamo a fare i nostri bisogni, mi viene da piangere per quanto eravamo schiavi e dice noi, tu queste cose le vivi perché non le hai vissute, le ami perché non le hai vissute. Anche mia mamma si arrabbiano quando io lotto con loro e li ho anche perdonati per il non racconto perché dice noi l'abbiamo vissuta, quando le cose le vivi non le puoi sapere. Quindi noi raccontiamo la Magna Grecia, raccontiamo il passato perché è stato rielaborato. E Isadora Duncan diceva, lei pensa che i primi del Novecento, con suo fratello, dall'America, nel 1900, è andata ad Atene e sull'Acropoli ha danzato la danza dei vasi e secondo me lei ballava la pizzica. Ecco perché sono venuta a sentirti, perché vorrei che al di là del tuo passo gli amici nostri, tutti, conoscessero anche il tuo colto pensiero. Grazie Maria Stella.